a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video e questa nuovissima serie su Silent Hill 2 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio e per questo primo episodio vediamo di riuscire a raggiungere e superare almeno gli 80 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi signore e signori, eccoci qui, il remake è uscito veramente da pochissimi giorni, c'è stato il day one martedì se non sbaglio. Fatto sta che ci tengo anche in questa sede ragazzi a ringraziare veramente di cuore le persone che hanno partecipato alla piccola raccolta fondi che avevo aperto proprio appunto per riuscire a comprare al lancio questo gioco, quindi questa serie è possibile anche grazie al vostro contributo, grazie veramente di cuore. Che dire, sono veramente molto curiosa ragazzi di giocare questo remake, per quanto faccio una piccola premessa, in effetti io il gioco originale lo abbia giocato in effetti soltanto una volta ragazzi, l'ho giocato in live sul sito Viola quando all'epoca appunto facevo ancora live streaming, per cui sì l'ho giocato ragazzi ma soltanto una volta e quindi non ricordo moltissime cose, anzi veramente ho ricordi molto vaghi di questo gioco, anche perché vi renderete conto che giocare un gioco in live ragazzi non ti permette fino in fondo di godere completamente dell'esperienza in game, perché comunque ci sono tante distrazioni, tante interruzioni e quindi non vivi completamente l'atmosfera e la storia del gioco. Quindi spero ovviamente con questo remake di poterne godere invece appieno questa volta e quindi di poter capire anche fino in fondo la profondità di questa storia. È da un bel po' in effetti che non faccio serie horror ragazzi, sono un pochettino in pensiero per questo, ma non voglio farmi abbattere, sono invece più curiosa che preoccupata, quindi io direi di non perdere più tempo e di andare ad iniziare questa serie. Quindi eccoci qua ragazzi, questo qua è il menu principale, direi di selezionare e incominciare ovviamente una nuova partita. Allora ragazzi, qua mi lascia selezionare la difficoltà dei combattimenti e la difficoltà dei rompicapi. Sapete benissimo che solitamente per fare le serie ragazzi prediligo le difficoltà più semplici, proprio per evitare comunque di avere problemi durante le registrazioni o perlomeno prolungamenti troppo eccessivi durante le registrazioni. Per cui non me ne vogliate ragazzi, ma voglio godermi principalmente appieno appunto la trama di questo gioco, quindi per i combattimenti sceglierò facile. La difficoltà dei rompicapi appunto non può essere modificata durante il gioco, ma a questo punto ragazzi poco importa, direi appunto di selezionare anche per i rompicapi la difficoltà facile. Dopodiché il preset interfaccia l'avevo già aggiustato tra virgolette off cam, la modalità grafica l'ho selezionata, per cui andiamo ad avviare una nuova partita. Ok, tra l'altro ho notato che in questo remake hanno inserito la funzione di autosalvataggio. Questa cosa mi solleva un po' perché appunto in gioco originale si poteva salvare solo in determinati momenti. Probabilmente si potrà fare anche qui. Però è importante ragazzi che ci sia l'autosalvataggio perlomeno per chi registra, perché sa magari in che momenti può interrompere la partita. Quindi premiamo un tasto qualsiasi per giocare. Da notare la parte bianca sul dito, che quindi non indossa più la fede. Wow! Ci si rivede. La musica credo sia molto simile, se non uguale, adesso non ricordo purtroppo, ma
Il motivetto mi sembra di ricordarlo. Comunque, regà. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? E così ci ritroviamo in game. Io come sempre, ragazzi, resto in silenzio durante le cutscene perché non voglio rovinare né atmosfera né nulla. Che dire, a livello grafico, ragazzi, tanta roba, cioè molto meglio di quello forse che effettivamente i videogiocatori si aspettassero. Per quanto riguarda la grafica, io prediletto la questione qualità, ragazzi, più che il frame rate, ma non so effettivamente quale delle due sia meglio. Magari potete consigliarmi qua sotto se cambiare questa impostazione la prossima volta. Adesso questo primo video lo facciamo così. E quindi eccoci qua a Silent Hill con James, che appunto ha ricevuto questa misteriosa lettera scritta dalla sua presunta defunta moglie, che poi presunta, ha detto, è morta 3 anni fa purtroppo di quella malattia. E com'è possibile che mi abbia scritto e che mi abbia detto che mi sta aspettando a Silent Hill, nel nostro posto speciale? Ok, se ci si avvicina le porte si aprono da sole, perfetto. Questo è il cesso dove tutto ha avuto inizio. Cesso veramente spettacolare, oserei dire. Ragazzi, a parte che vedo una mazza, ma perché non mi fa uscire? Scusa, aspetta, dov'è la porta? Vedo da dove sono entrata. Ah, era qua la porta. Mamma mia, iniziamo molto bene, veramente molto bene. Direi che ho pure sistemato la questione luminosità e tutto il resto. Però vabbè, si scatta, perfetto, con L1, non ancora ci fanno alcun tipo di tutorial, l'ho premuto io a caso L1, ragazzi. Però devo dire, la musica già mi ha colpito molto, veramente bellissima. Quindi qua intorno penso che comunque non ci sia niente di particolarmente importante. In ogni caso direi di dare uno sguardino. Qua sembra non esserci niente, quindi direi che possiamo dirigerci dall'altra parte, dove questo cartello dice Toluca Lake. Non si legge bene, vabbè, in ogni caso scendiamo, va. Andiamo, suppongo proprio che ci dovremo dirigere verso il lago. A livello appunto di frame rate, ragazzi, non lo vedo molto fluido, in effetti, forse proprio per migliorare la grafica, ma questo me lo suggerirete voi, ragazzi, ma non so se così sia proprio un granché da vedere. In ogni caso
Ok, ho sentito già un rumore, partiamo proprio bene, però vabbè, stiamo in mezzo alle fratte, giustamente, magari c'è qualche animaletto, no? Qualche simpaticissimo e carinissimo animaletto, e qua ci addentriamo già nella nebbia. Elemento assolutamente importante e fondamentale per Silent Hill. Silent Hill, regà, cioè se pensi a Silent Hill da quando c'è... Sì? Colleghi con la nebbia, cioè quando ti ritrovi magari nella vita reale in un posto nebbioso, fai la tipica foto, ragazzi, o la stories con scritto mi trovo a Silent Hill, pensi a Silent Hill, cioè ho fatto la storia proprio per questa questione della nebbia, ragazzi, che in effetti tra l'altro molti videogiocatori giustamente si chiedono ma perché non cominciare con i remake dal primo? Però molti di voi, insomma, all'epoca, quando si seppe che sarebbe uscito questo remake, mi hanno detto che il secondo comunque forse è ancora più iconico del primo. Qua che cosa abbiamo? Ok, quindi questo è stato comunque tenuto, questo elemento, per salvare la partita, cioè i foglietti rossi. Perfetto, il gioco è stato salvato, quindi... Calmati, calmati, Jamesy. Ti chiamerò Jamesy, che è molto cheapy come nome, Jamesy. Proprio in tema con l'atmosfera che ci circonda. In ogni caso, quindi c'è sia l'autosalvataggio che il salvataggio con i foglietti. E qua c'era un cimitero, se non sbaglio. Minchia, regà, non si vede una mazza. Cioè, spettacolo, bellissimo. Si aprono automaticamente le porte. Troppo fitta. Ok. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. Ma magari annunciati, Jamesy. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No. Believe you, it's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. Oh. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Grazie per le indicazioni, cara, ma... La domanda mi sorge spontanea. Stavi cercando tua madre nel cimitero o nella città? Perché potrebbe essere un po' diversa la cosa, però... Regà, un po' strano, no? Il fatto che ci sia sta ragazza da sola in un cimitero che sta prima di una città che lei dice essere pericolosa e sta tranquilla in mezzo alla nebbia dove magari, ecco, ti potrebbe spuntare a chiunque. Però vabbè, possiamo riparlare con lei. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? I guess. Già, è proprio Jamesy, vedi, siamo già collegati mentalmente, ma ha letto proprio nel pensiero. Fatto sta che, ok, c'è la nebbia, ma c'è solo una strada, non te puoi sbagliare. Il problema è trovarla, quell'unica strada. In effetti, come minchia la trovo, vabbè. Andrò un po' a caso, proviamo ad andare di qua. Ah, ma qua c'è uno stagno...
Melmoso, non credo che sia di qua la strada. Proviamo ad andare da un'altra parte. Per forza. Allora, questo suppongo sia l'ingresso, cioè il cancello da cui siamo entrati. Quindi proviamo a fare il giro di qua. Ma quindi, cioè, devo tornare indietro? Questo mi sta da di? O proseguo qua nel cimitero? No, perché non ci vedo. Eh no, mo qual è l'ingresso, scusami? È quello o questo? No, suppongo sia quello. Forse era più vicino alla ragazza, quindi penso di dover uscire di qua, vero? Spero di sì. In ogni caso, vado. Ok, la musica mi fa capire che sono sulla strada giusta. Va benissimo. Ok. E comunque, ragazzi, i miei presupposti per giocare questa serie sono: giocala serenamente, nel senso, appunto, senza farsi rega troppo coinvolgere a chissà che livelli. Cercherò di magari vedere il lato comico, appunto, delle cose, come mi è stato giustamente suggerito, per evitare di stracagarmi troppo addosso, che poi ovviamente ci saranno momenti in cui sicuramente lo scagazzo partirà in automatico, un altro paio di maniche. Però sono sulla strada giusta. Silent Hill Ranch, Bear Ranch, è chiuso. Forse è meglio così. Chissà cosa avremmo mai potuto trovare là dentro. Ma io vado, io procedo, senza paura, senza timore. Bel modo di arrivare ad una città, davvero fantastico. Molto turistico, devo dire, tutto ciò. Passare in mezzo a capannoni abbandonati, tutti sfragnati. Questo cancello ovviamente non ci posso fare niente, quindi procederò da questa parte, addentrandomi sempre di più nella nebbia assieme a Jamesy. Certo. Soprattutto con questa musica che mi incoraggia proprio ad andare avanti. Ma sì, io non mi farò intimorire da niente, ragazzi. Auto parts. Oh, caspiterina, iniziamo bene. Serve una chiavetta qua, ma aha, best auto parts. Qua la rete è aperta, quindi non vi dispiacerà se entro, vero? Allora, went to town. Non c'è, ah, ok, ci sono. C'è la traduzione. Avrei potuto tradurla anche senza, ma vabbè. Vado in città per far riparare la finestra. La chiave di riserva è nel cassetto. Ok, vedi, the drawer non avrei detto, non l'avrei tradotto cassetto. Boh, mi sembra più scrivania, però vabbè, ci capiamo, no? Questa è chiusa, quindi immagino dovrò fare un giro della miseria, vero? Per trovare la chiave ed entrare in questo piccolo edificio. Anyone in here? Jamesy, hai aperto gli occhi oltre la nebbia, visto che qui non c'è una mazza di nessuno, possiamo entrare. Ehi, impallato nel cornicione della finestra. Scusate, io spero di non dare fastidio a nessuno, ma questo è sangue o olio motore o che roba è? Poco importa, c'è un calendario da Zuzzi, bravi ragazzi. Apriamo pure il cassetto ed ecco qua la chiave, oh yeah. Perfetto, possiamo zoomare, possiamo anche ruotare, ovviamente, gli elementi che abbiamo in mano, fino a una certa. Quindi possiamo aprire l'inventario col tasto centrale, ragazzi. Personale, oggetti chiave, personale. Ah, ok, questi sono gli oggetti nostri che abbiamo. Indaga, vedete? Che figata, possiamo capovolgere, ricapovolgere, zoomare, leggere. Va benissimo, ok, era comunque da vedere questa cosa qua. E oggetti chiave, ovviamente possiamo anche indagare, però questo lo fa comunque con l'oggetto in mano, quindi non è come Resident Evil che puoi ruotare gli oggetti nel menu. Va bene, apriamoci una bella scorciatoia. Usciamo direttamente di qua. E si va, signori, si va. Con prepotenza, perché ci siamo già scocciati di stare qua fuori. Usa la chiave, certo, grazie. La chiave poi ovviamente non rimane a noi, perché rimane nella toppa. Quindi mi ha appena autosalvato la partita. Non so se questo è un buon segno, ma sti cazzo. Io andrò avanti, ma possiamo... Cioè, scusami, Jamesy. Cioè, come hai scavalcato la finestra un attimo fa, potresti fare hop, tipo olio cuore anche su questa staccionata, no? Niente, tipo i gatti, no? Gli dici, fa sta cosa, lui non la fa, si rifiuta. Va bene, Jamesy. Ok, come dici te.
qua è tutto chiuso, di qua è tutto sbarrato, allora procederò da questa parte. Nei cassonetti c'è qualcosa di utile, a parte il puzzo, sembrerebbe di no. Silent Hill, da questa parte. Ok, come dovrei passare? Aperto. Restricted area, quindi è un'area ad accesso limitato. Ma noi, ragazzi, andiamo. Noi siamo Jamesy, cioè, che ce frega, che ci importa di tutto, che ci frega della nebbia, che ci frega di quello che si nasconde nella nebbia. Assolutamente niente. Andiamo. Oddio, mi sembrava di vedere un'ombra. No, è semplicemente una cosa opaca che è sul mio schermo, ragazzi. Già mi stava a piancoccolone, vabbè. Fantastico, meno male che avevo detto che avrei preso bene questa serie, ma sì. Sì, ragazzi, assolutamente. Voglio vivermela al meglio. Al 100%. Godermi questa nuova esperienza AVAV dopo tanto tempo che non ne vivo. Allora, possiamo andare di qua e possiamo andare dritto, ma non so dove la strada è chiusa. Ok, qua la via è chiusa, ragazzi. Di qua non si passa. Quindi andremo dritto. Pure qua, cassetta a posta, spiamo la posta degli altri. Anche no, va bene, ci facciamo i fattacci nostri. La ragazza che prima ci chiede, ma che ci vuoi andare a fa? Sì, ma saranno fattacci miei, scusa, cioè, sono fatti privati, questioni private. Cioè, che te devo sta a spiegare? Pure qua potremmo tranquillamente scavalcare st'affare. Ma invece no, ci addentriamo nella nebbia dall'altra parte. Mi pare saggio e giusto. Va bene. Top, ragazzi, abbiamo trovato una mappa. Lago di Toluca. Allora avevo letto bene nonostante il cartello tutto sfragnato. Ok, questa sicuramente sarà molto utile, specialmente a me. Preparatevi, ragazzi, ve lo dico già da adesso. La aprirò di continuo, molto, molto probabilmente, perché il mio senso di orientamento è una merda. Quindi, ok, possiamo anche zoomare, che spettacolo, per entrare più nel dettaglio. Ammazza che zoom, oh. Happy Burger, andiamo direttamente all'Happy Burger. Ci compriamo un hamburger, che dite? Vabbè, questo comunque indica la nostra posizione, ovviamente. E le strade chiuse, mi chiedo se indicherà anche tipo le porte chiuse, però questo vedremo. Ok, tasto direzionale su, ecco qua, per aprire la mappa del lato ovest. Non avevo raccolto quella del lato est anche. Ah, ok, a due lati. Minchia, raga, peggio del mago. La chiude, la riapre e cambia, che spettacolo. Quindi noi siamo nel lato est attualmente. Va bene, quindi questa parte di mappa è quella che prosegue. Ok, a sinistra, perfetto, va bene. Mi chiedo se sarà tutta qui la mappa o se ci saranno anche altre parti della città. Vabbè, in ogni caso, adesso sappiamo come aprire la mappa. Tasto direzionale su sarà il mio migliore amico, sicuramente. Tra l'altro a maggior ragione adesso, perché non ho la minima idea di dove andare. Questo è un negozio di fiori. Ma possiamo entrare tipo in tutti i negozi? Davvero? Oh, ammazza, immaginati. No, raga, che puzzo rancido che ci deve sta qua dentro. Tutti i fiori e tutte le piante marce. Mamma mia, da proprio te rende proprio l'idea del puzzo che ci sta. Qua c'è un foglietto. Che dice? Si può capovolgere. Cosa c'è dietro? Una mazza. Leggiamo, vediamo un po'. Signora Cassandra, oggi è venuto un cliente. Ha ordinato un bouquet misto rosso e bianco. Ho provato a spiegargli che porta sfortuna. Non la sapevo sta cosa. Ma non riusciva a decidersi su un solo colore. Mi è sembrato un tipo un po' strano. Si è messo a fissarmi come se non ci fossi nemmeno. Beh, allora fissava il muro dietro di te, perché se non c'eri non ti fissava, però vabbè. Poi se n'è andato dicendo che sarebbe tornato a prenderlo più tardi. Volevo solo fartelo sapere, dato che a quell'ora potrebbe già finito il turno. Quindi ha voluto dire, in pratica, se si presenta uno psicopatico che fissa le piastrelle del muro, tutto normale. È quello del buco rosso e bianco che porta sfiga. D'accordo. Quindi li raccogliamo nei nostri oggetti. Ok, lo ha messo negli appunti, ragazzi, e specifica anche in che posto l'abbiamo preso. Interessante questa cosa. Perfetto, allora qua non c'è nient'altro. Io stavo, cioè, sbirciando per vedere se potevamo raccogliere qualche altra cosa, però... cos'era? Ho visto una cosa muoversi. O sarà stato un ratto o un geco gigante. E la scia di...
Sugo, che porta nell'altra stanza, che suppongo sia una serra da quel poco che sono riuscita a vedere, è sempre molto incoraggiante. Vediamo. What is this? Jamesy, non mi far essere sarcastica, per favore. Cioè, cosa pensi che possa mai essere, secondo te, no? Quindi, cioè, io con che spirito ci dovrei entrare qua dentro? Cioè, dai. Ma noi non ci facciamo intimorire, ragazzi. Noi siamo Jamesy. Di Jamesylandia. Ah, questa non è la serra, questo è il fuori. Va bene, lasciare i sangue finisce qua. D'accordo, possiamo sbirciare nell'auto? No, non c'è niente. Dentro il furgoncino della posta? No, non c'è niente. A me piacerebbe tanto tipo armarmi di qualcosa, tipo una spranga o roba del genere. Tra l'altro, da dove sono riuscita, scusatemi? Ah, forse di qua, sì, di qua c'era l'ingresso principale, perfetto. Ma ad esempio, no? Quindi di fronte dritte pudrit, ragazzi, di là la strada è chiusa. Quindi suppongo di dover andare di qua. Vediamo un po', questo accesso è chiuso. Sarà difficile veramente mettere a fuoco tutto il contorno qua, ragazzi, con sta nebbia. Vabbè, è pensato apposta, è fatto veramente molto bene. Rende perfettamente l'idea di... Silent Hill. Ah, ecco, la scia di sangue ha ripreso qua. Ma tu guarda un po'. More of that stuff. Oh. Stuff? Cioè, ho detto ancora di quella roba. Porta di qua. Che dite? Ci facciamo una risata? La seguiamo? Va bene. Va benissimo. Qua non ci sono ingressi. Io vado allora. Qua possiamo entrare? No, suppongo proprio di no, è chiusa. James che fa? Come a dire, vedi, quanta imbecille. Già lo sapevo che era chiusa, mi ha fatto sbatter muso contro la porta. Però vabbè, dettagli. Qua l'accesso è bloccato. C'è altro sangue qua per terra. Ma tu guarda un po', Jamesy. Un altro po' di quella roba. Andiamo avanti allora. A tutta birra. Altre tracce? Per caso, quanto è lunga sta strada? Oh Gesù, ecco. Oh! Ma che carino! È lui che sbrodola in giro senza ritegno? Hey! Wait! Jamesy, comincio a credere che tu abbia seri problemi alla vista. Perché se tu avessi guardato bene, avresti notato che la figura non è tanto normale, eh? Cioè, se ne accorgerebbe chiunque. Ok. Tasta rabbia. Però, cioè, io non lo inseguirei, tra l'altro. Però, ci tocca farlo. E lo facciamo. Ehi. Si è infilato nel vicolo, vedi, continua a sbrodolare, cioè lascia una traccia inconfondibile. Mi scusi, cioè, allora, io starei alla larga se fossi me. Siccome Jamesy non ci vede tanto bene, ha bisogno di una visita oculistica o dall'ottico perlomeno, magari per indossare un paio di occhiali, consiglierei. È colpa sua, non se la prenda con me, cioè non sia troppo arrabbiato, voglio dire. Capisce? Il rumore arriva da qua. Però non vedo niente, perlomeno niente di anomalo, di strano. Eppure quel coso non andava neanche così veloce. Cioè, è possibile che sia arrivato già qui? E dai, su, via. Ui. Ui. Ah, che bello, che bello. Cioè, no, mo me dovete spiegare. Ci aspetta dietro questa porta? Facciamo un bubu sette te. Bubu 7 te! Tutto normale, Jamesy, eh? Sempre tutto normale, assolutamente. Tu non ti preoccupare, Jamesy non fa una piega, ragazzi. Cioè, io me sarei già... Oh, a parte che non ci sarei proprio andata, punto 1. Punto 2, avrei preso qualsiasi utensile contundente pur di... Non lo so, di sentirmi un po' più protetta, anche se in questi casi, cioè, tu non ci vai e basta, semplice, no? Continua a sbrodolare, signore. Io le consiglierei una cappatina al pronto soccorso, se fossi in lei. Continuiamo ad entrarci qua nei vicoli, certo, sempre più stretti, perché mi pare giusto e sacrosanto, no?
Guardati intorno per trovare oggetti contrassegnati da un drappo bianco. Sono punti di attraversamento con cui puoi interagire. Ok, quindi hanno semplificato su questa cosa. Penso che alcuni videogiocatori siano lamentati, ragazzi, il fatto che abbiano semplificato la vista degli accessi con appunto questi stracci, drappi bianchi. Però vabbè, dai, diciamo che ci può stare. Una volta erano molto più complicati i giochi, ma vabbè. Io mi dovrei infilare là dentro. Va bene. Ha tutto molto senso, ragazzi, tutto molto senso. Non vedevo l'ora. È Jamesy, che te lamenti, che te lamenti. Sei te che te vuoi infilare qua dentro. Cioè, regalo. Ehi! Porca paletta, che è successo? Non me di, ecco, si è sfasciato. Quindi ovviamente unica via d'uscita, per quanto stretta, è andata a farsi benedire. Beh, raga, io vi avviso, preparatevi magari alle urla, alla voce alta, a tutto il resto appresso. Perché per quanto io cerchi di vivere serenamente questa esperienza di gioco, mi sembra comunque una reazione umana farsi piano un attimo dalla caghetta. Ok, ennesimo foglio di salvataggio. Meraviglioso. Pure questi saranno i miei migliori amici. Il gioco è stato salvato. Perché ci fate salvare adesso? Bello il fischio. Bastardi, che non siete altro. È permesso? Mi scusi, signore? Do caspita è arrivato. Cos'è questo? Nutrition supplement, bevanda salutare. Adoro. Questo è... premi triangolo per usare la bevanda salutare. Dove le mettono però? Cioè, come faccio a sapere quante ne ho? Ah, medicinali, ecco. Non c'è vero come Jamesy. Ridona vitalità fornendo nutrimento, efficacia moderata. Quindi tipo un'erba verde in Resident Evil. Quindi sarà il nostro salvavita, principalmente. Mi devo ricordare di usare triangolo per usarla. Mi dovessi sbagliare, ragazzi. Voi ogni tanto, magari, se doveste notare che mi dimentico certe cose... I commenti ci stanno apposta, ragazzi. Datemi una mano. Quindi triangolo per curarsi, mi devo ricordare. Salve. Mi scusi. C'è nessuno qua? Questa è chiusa. Si è chiuso a chiave. Giustamente, se voleva i fattacci suoi, sta a casa sua, per quanto sia una merda questa casa. Ok, c'è una radio. Si sente perlomeno tipo un disturbo radio, ragazzi. Salve. Permesso? Ma che fine ha fatto? Vabbè. Ecco. Oh, eccolo là! Dove si è ficcato? La gioca a nascondino, non lo sapevo. Oh, ma che caro! James, adesso lo vedi bene o no? Che altro ti serve? Ah, bene. È arrivato il momento di armarsi. Mi pare ovvio. Si è incacchiato. Come si usa? Come si usa? Ok, R2 per attaccare. Perfetto. Scusi, ammazza. Tosto. No, schiaccialo, schiaccialo. Schiaccialo, James, schiaccialo. Quindi, ok, c'è la schivata. Ok, dovremmo dare un nome a sti cosi, ragazzi. Questo mi sembra tanto ti... non lo so. Quella cosa, questa cosa è qui, ai tuoi piedi. Ti sei insozzato alle scarpe del suo sangue schifoso. Mi sembrano tipo delle lingue con le gambe, ragazzi. Una cosa stranissima. E bella mazza chiodata. Quindi abbiamo la schivata. Adesso non ricordo se nel gioco originale effettivamente c'era la schivata. Comunque. È questo che ho visto nella fogna? Qualcosa è, non è umano. Jamesy, no, dove l'ha messa la mazza? No, dove l'ha messa la mazza? Lo voglio sapere. Però R2 per l'attacco in mischia. Poi probabilmente quando avremo, e se avremo le armi tipo pistola eccetera eccetera, forse si userà L2 per mirare. Penso che i comandi saranno quelli più o meno. E ti serviva vederlo da vicino per capire che non è umano. D'accordo, Jamesy. Ok, Jamesy. D'accordo, Jamesy. Altro sangue, spero non ci sia suo fratello qua intorno. È stata un'invasione di campo alquanto importante, direi. Cioè, li siamo entrati in casa senza manco bussare. Cioè, che sia un po' incacchiato ci sta, no? Giustamente. Ah, questa è dall'altra parte, ok, la porta che era chiusa. Ma cosa c'è qua dentro? Oh, una siringa. Fossi in te, la brucerei, però sono i tagli.
Tieni premuto per usare la siringa. Ridona vitalità alleviando il dolore. Altamente efficace. Quindi conviene usare prima, ragazzi, per quando si tratta di rialzare di poco la salute, la bevanda salutare. Mentre quando uno sta in mano al Padre Eterno, usare la siringa. Per quanto uno sicuramente, insomma, prenderà tutte le malattie di questo mondo. Quindi solo una volta premere triangolo per la bevanda salutare, tenere premuto per la siringa. Spero davvero di ricordarmi tutti questi dettagli, però cioè voglio dire, fino a sto punto ragazzi ci arrivo. Comunque possiamo spaccarla. Ah, perfetto, avevo immaginato bene. Brondo? Brondo? Chi parla? Brondo? No, non è un walkie talkie, non ci posso parlare dentro pure io. Ma è Mary? Mary! È andata via. Sì, sta chiamando noi. James non fa una piega, ragazzi. L'hanno vista Silent Hill. Anche se, oddio, in effetti non l'ha vista nessuno. Ci è arrivata soltanto una lettera che dice che è a Silent Hill. Nostro posto speciale. Ma adesso che abbiamo la mazza possiamo sfondare i vetri? Spettacolo! Mi piace! Possiamo spaccare tutto come dei grandi vandali. Ok, la musica si intensifica, signore e signori. Ma mi stavo chiedendo, sulla mappa... Ah, ok, mi rispondono subito, ragazzi, perché sulla mappa segnano anche i punti di salvataggio. E questa è una cosa, per me, perlomeno super positiva, ragazzi. Per me, che è un senso di orientamento che fa schifo, e per il fatto che comunque, ovviamente, registrando video ho bisogno di saperlo per poterci andare una volta finito l'episodio. Ma è una persona? Oddio, definirla persona. Sono fiammiferi. Una ruota. Non possiamo ruotarlo più di tanto. Bar Neely. Ok, vuole essere un indizio? Ok, premi per aprire la mappa e controllare informazioni nuove. Ah, ok, perfetto. Quindi, cioè, una volta che scopri qualcosa, qualche indizio, Jamesy, che sta avanti, lo segna e dice: guarda, imbecì, devi andare qua, Cioè, io e Jamesy, ragazzi, siamo una squadra fantastica. Quindi dobbiamo andare al Bar Neely. Mi piacerebbe un po' di più andare a salvare, sinceramente, prima. Però non so se ci posso arrivare da qui. Scusi, che è successo? Oh, ma che carini! Ma strisciano come vermi, ecco. Li chiamerò lombrichi, ragazzi, perché in effetti la forma ricorda pure un po' quella del lombrico, no? Ma qua c'è un altro foglietto, adoro! Ok, una volta che lo vedi, James prontamente lo segna. Adoro, cioè sto adorando tutto. Poi magari qualcuno di voi che conosce di più l'originale mi dirà se ci sono più punti di salvataggio di quelli che c'erano nell'originale, perché io da quel poco che ricordo, ragazzi, non mi sembra ci fossero così tanti. No raga, assurdo, perché stavo giusto guardando l'inquadratura e ho visto spuntare, ma ha preso un colpo. Cioè, da quel che ricordo non mi sembra ci fossero tantissimi punti di salvataggio. Però, visto che siamo nel 2024 e i giochi vengono in qualche modo sempre un po' facilitati, semplificati, eccetera eccetera, magari in questo remake ne hanno inseriti un po' di più. Il che a me va benissimo, ragazzi. Cioè, alla grande proprio. Mister Lombri, mi chiamerò così, Mister Lombri. È lì che mi aspetta. E calmatevi un po'. Cioè, uno un po' fa due passi che c'è sta qualcuno che borbotta, che sbraita. Ma cioè, che comportazione è questa? Scusate, dove devo andare? Dritpu dritto, magari posso andare di qua a destra. Andare dritpu dritto non mi va. Oddio, non è che a destra sia molto meglio, ma andrò di qua. Poi a una certa riaprirò la ovvia. Oh, eccolo, Mr. Lombri con le sue chiappette. Ma c'ha le chiappette chiare, ragazzi.
Ciao Lombri, arrivo! Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Lui era lì che si faceva i fatti suoi. Spiaccicalo, James, spiaccicalo! Ammazza, con che rabbia, regà! Minchia, James c'ha una rabbia repressa che fa spavento. C'è un altro Mr. Lombri. Eccolo! Arriva! Ecco. Noi non facciamo neanche domande. Si è arrabbiato. Ecco, vai, 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 schiaccialo, James. Schiaccialo, spiaccicalo. Mr. Lombri ha voluto pure reagire, ma no. Cioè, James si arriva, non fa domande. Gli spacchi la faccia, in caso poi chiedi qualcosa. Comunque già mi sono persa. Allora, ecco, di qua a sinistra. Perfetto. Bello, già due incontri con Mr. Lombri. Adoro. Dov'è il Barney? Nili? Nili? Oh, aspetta. Auto Parts. Qua ci siamo già stati. Oh. Sento lo sviscidio di Mr. Lombri. È lì che lombricheggia. Sì, però un paio di mutande, qualcosa, cioè si vede tutto, scusa. Mister, via qua. Lombri, non fare il... Minchia. Oh, al volo lo devo pigliare. Ma che cazzo, ma veramente. Non mi ha cagato, minimamente. Sul traiettoria. Ok, vai. Spiaccicalo. Sulle chiappe. Ok. Penso sia morto. Ma sono bellissimi, c'hanno le zeppe, ragazzi. Allora sono corpi femminili. James si è cagato un po' addosso. E vorrei pure vedere. Cioè, non saresti umano se no. Che cavolo, James. Cioè, non fare l'eroe. Tra l'altro, io starei ancora cercando. Che è? Oh, è Bonnie. Ci siamo. Ci sono arrivata. È qua il Barney. È questo? Eccolo qua. Possiamo entrare? C'è qualche Mr. Lombri? Sì, c'è qualche Mr. Lombri. Lo sento lì che sviscida. Nella nebbia, scusate, ma ci avrei un po' fretta. Vorrei andare... Ecco qua. Oh, un altro punto di salvataggio, ragazzi. Top! Mi sa che mi sto rispondendo da sola. O perlomeno il gioco che mi sta rispondendo da solo, ragazzi, alla domanda. Ci sono più punti di salvataggio? Beh, direi di sì. È già il terzo che incontro nel giro di un quarto d'ora. Allora, capovolgi. Non c'è niente dietro. Leggiamo un po' cosa dice. Non so che gli sia preso. Ha iniziato a spaccare tutto. Ho dovuto cacciarlo via. È scappato, gridando che avrebbe sistemato le cose. Ho recuperato il possibile, ma non ho ancora trovato uno dei pulsanti. Indizio? Metà del disco è ancora dentro, ma manca l'altra parte. Credo l'abbia presa lui. Ora che ci penso, è corso, ok, è corso verso il Groovy. In ogni caso, potresti andare a vedere come sta, per sapere se sta bene. Vive in South Street, vicino alla farmacia, appartamento 9. Ma te stai fuori dei capoccia, cioè, prima, cioè, descrive peste e corna, dice che questo ha dato le matte, e poi mi dice, va a vedere come sta, ma facce te, scusa, Mio noso. Ok, e James è subito prontissimo. Che annota. Allora, il Groovy Music e appartamenti di South Street. Quindi ha parlato di pulsante, ha parlato di un disco. Dovremmo andare quindi in entrambi i posti, ragazzi. Ma qua intorno cosa c'è di interessante? Questa è chiusa. Ma farci una birretta magari? Qua c'è bisogno di una chiave. E c'è quella che sembra una... farfalla? Possiamo definire la farfalla? Allora, qua dice "There was a hole here, it's gone now". C'era un buco qui, adesso se n'è andato. In che senso, scusa? Ora non c'è più. Bucio, scritto tanto grosso. Che bucio? Di che state parlando? Che vi siete fumati? Che cosa veniva servito in questo bar? È un jukebox, suppongo. Parlava di dischi. La forma sembra quella. Eh sì. Ah, ecco, vedi, infatti è spaccato. E manca un pulsante, da quel che vedo. Fantastico. L'ho spaccato? Che dice qua? Stereo, bla bla bla. Vabbè, non ci possiamo fare una mazza con questo adesso, ragazzi. Muovi. In che senso muovi? Ah, possiamo selezionare pure... No, non ci posso credere. Che spettacolo. Poi bisognerà risistemare il tutto. Adoro. Ah, potrò stare qua tipo 30 anni, ragazzi. Aspetta, così. Ah, ecco. Si abbassa questo e poi si rialza questo e poi si rialza questo. Sì, la mazza. Ah, ok. Poi si reinserirà il disco
intero, ovviamente, d'accordo, ma ci servirà anche l'altro bottone. Ma perché mai mi dovrei mettere qua a riprodurre dischi? Cioè, per quale motivo, voglio dire, no? Allora, ragazzi, la fortuna è dalla mia parte perché c'è un salvataggio, un punto di salvataggio giusto qui. Per cui io direi che per oggi possiamo fermarci qui prima di iniziare ad esplorare i due nuovi punti di interesse che James si prontamente ha segnato sulla mappa. Le cose si fanno interessanti? Si faranno sicuramente tanto interessanti. Abbiamo già conosciuto Mr. Lombry e sicuro, suppongo ce ne saranno anche altri. Incontreremo per le strade perché ormai la città è loro. E che dire, ragazzi, sono veramente comunque tanto impaziente di continuare a giocare questo gioco. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Dopo a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!